Il sindaco Adamo Coppola è intervenuto sulla questione scuole in merito all'istituzione di un commissariato di polizia ad Agropoli. In primis, afferma Coppola, voglio chiedere di evitare polemiche strumentali, specie tra istituzioni. Inizia così la nota stampa diramata agli organi di informazione. Le istituzioni collaborano tra di loro, continua Coppola, e insieme trovano soluzioni comuni per il bene della nostra città. Ancora sono qui a parlarvi della situazione delle scuole per effetto di alcune polemiche che sono state vive in città in questi giorni. Voglio chiudere assolutamente tutte le polemiche perché non è bel vedere tra istituzioni avere questo tipo di contestazioni. Io credo che le istituzioni si incontrano insieme e decidono insieme per il bene della nostra città. Non esiste nella nostra mente, neanche lontanamente, la volontà di andare contro l'istituzione scuola, contro gli studenti, contro gli insegnanti, contro i dirigenti, ci mancherebbe altro. Noi cerchiamo di fare il bene dell'istituzione scuola. Per questo motivo voglio veramente chiedere a tutti di fare un passo indietro, di evitare polemiche strumentali che ci fanno fare a tutti brutta figura. Detto questo, però, voglio aggiornarvi su ciò che era stato detto rispetto a quella famosa delibera troppo spesso citata e troppo spesso additata come elemento di diatriba tra la scuola e l'amministrazione comunale, cosa assolutamente non vera. Come ho detto, noi abbiamo chiesto agli uffici tecnici di fare delle verifiche. Con nota del 16 aprile 2019, il responsabile dell'ufficio tecnico ci ha comunicato che rispetto alle diverse possibilità che avevamo chiesto di valutare, ci comunica che qualora dovesse servire la disponibilità della scuola Mozzillo, l'unico intervento tecnicamente possibile e realizzabile è lo spostamento delle tre aule della Mozzillo dalla scuola Mozzillo alla scuola Pandolfi. Non consiglia altro e altre cose quindi non sono ipotizzabili né faremo. Questa unica valutazione naturalmente verrà messa in discussione, l'amministrazione quindi non ha deciso, perché come ho promesso la decisione veniva presa tutti insieme, verrà messa a disposizione della politica e della valutazione tra i dirigenti scolastici e l'amministrazione comunale, in un incontro che vorrei convocare per venerdì, ve lo sto anticipando, e mi auguro in quel giorno e nella sede della nostra assise comunale di incontrare i genitori, gli insegnanti, i dirigenti o chi vorrà chiarire questa discussione, questo caso, perché deve essere messo assolutamente a tacere. Sono due le possibili sedi individuate dalla Questura di Salerno per la realizzazione del commissariato di polizia in città, la scuola Mozzillo e la sede della Croce Rossa Italiana in Viale Lombardia. Entrambe rispondono alle caratteristiche richieste dalla Prefettura per la realizzazione del commissariato, fa sapere Coppola, ma stiamo attendendo il parere tecnico del Ministero. I tecnici del Ministero, in collaborazione con i nostri, valuteranno le due sedi possibili e ci diranno al termine di questa valutazione quali sono i pro e i contro. E anche lì, in quella sede, quando avremo notizia di tutto ciò che è necessario sapere per poter decidere, insieme decideremo. Voglio rassicurare però tutti i cittadini in merito a quelle voci che riguardano di intromissione rispetto alla richiesta di altri comuni per allocare il commissariato. Ebbene, se una scelta è stata fatta per Agropoli, è stata fatta per motivazioni che riguardano la centralità, il numero molto più grande della popolazione e altri motivi di carattere tecnico-organizzativo che conosce la Questura, quindi non credo che possano essere prese altre strade. Noi su questo siamo tranquilli e intendo rassicurare tutti, ma anche qui meglio usare il silenzio e lasciare alle istituzioni il tempo per lavorare.